Ciao, oggi parleremo delle linee guida delle comunicazioni tra seller e cliente, in quanto sappiamo che è un tema molto caldo per Amazon e in questo ultimo periodo le ha inserite in policy, quindi sono delle linee guida ufficiali, delle raccomandazioni, delle regole ufficiali che devono essere rispettate più di quanto lo dovevano essere prima, in quanto appunto fanno parte del regolamento ufficiale di Amazon. Ora, noi sappiamo che Amazon tiene molto i propri clienti, quindi chi va ad acquistare su Amazon acquista perché si trova in quel determinato luogo. Quindi Amazon fa di tutto per mantenere i clienti, addirittura lavora per evitare che ci siano contatti tra i seller e i clienti stessi, limita quello che possono essere le necessità di avere un contatto, creando una struttura che sia in qualche modo autosufficiente, che abbia tutte le informazioni necessarie e che sostanzialmente necessiti il meno possibile di una interlocuzione tra appunto i due soggetti, che sono appunto il seller e l'acquirente. Ovviamente queste linee guida si riferiscono ai messaggi proattivi del seller, quindi non ai messaggi di risposta, che sono assolutamente dovuti, che Amazon incentiva e anzi sollecita che avvengano entro le 24 ore. Sapete appunto che se ci arriva un messaggio nel Seller Central si apre una sorta di countdown che ci segnala a che punto siamo delle 24 ore dal momento in cui ci è arrivato per rispondere. L'obiettivo appunto è quello di rispondere entro le 24 ore. Ma appunto queste linee guida si riferiscono non alla risposta a questi tipi di messaggi, che è assolutamente incentivata e lecita, ma si riferiscono a quando è il venditore in qualche modo a contattare per primo il cliente e a porre delle questioni. L'esigenza di contattare il cliente può essere molteplice e non per forza deve essere contraria a quelle che sono le linee guida. Ad esempio, è assolutamente lecito contattare il cliente per inviare del materiale informativo legato al prodotto, come può essere ad esempio il libro di istruzioni, se non si può mettere nella confezione, o ad esempio determinati certificati che possono essere utili al cliente, se è stato importato, ad esempio quindi le autorizzazioni, le autodichiarazioni, i vari certificazioni, quindi tutti questi documenti sono assolutamente necessari, sono assolutamente leciti e possono essere inserite nelle comunicazioni. Ma ci sono tutta un'altra serie di informazioni che violano quello che è la policy e quindi le linee guida per contattare il cliente. In particolare sto facendo riferimento specifico a tutte le comunicazioni relative alle recensioni. Quindi Amazon ha messo un freno importante a quelle che sono le comunicazioni per quanto riguarda le recensioni. Infatti, elenca nelle linee guida una serie di attività legate alle recensioni che non possono essere fatte. Ho preso due appunti, ve li leggo in modo da essere preciso. In particolare, Amazon ci dice che non possiamo incentivare o persuadere il cliente a inviare recensioni positive sui prodotti, anche offrendo buoni regalo o prodotti gratuiti. Inoltre, non possiamo richiedere la rimozione o l'aggiornamento di una recensione. Non possiamo richiedere una recensione del prodotto solo se il cliente ha avuto un'esperienza positiva. Ancora, non possiamo ripetutamente chiedere una recensione per il prodotto. Sono tutte frasi specifiche e attività specifiche che Amazon individua singolarmente per quanto riguarda le linee guida sulle comunicazioni al cliente. Quindi Amazon non ha imposto genericamente che non possiamo richiedere una recensione al cliente, ma ha fatto un'elencazione molto specifica di quello che non possiamo fare. Anzitutto, oltre a non poter chiedere una recensione, non possiamo farlo solo se il cliente ha avuto un'esperienza positiva. Quindi non potremmo scrivere: gentile cliente, se ti è piaciuto il mio prodotto, lasciami un feedback o lasciami una recensione. Questo non si può fare. Inoltre, non è possibile incentivare anche con offerte o con prodotti gratuiti. Quindi non potremmo dire: gentile cliente, lasciami una recensione, se lo farai ti regalerò un prodotto, ti darò un buono sconto. Questo è assolutamente proibito. Inoltre, non può neanche essere effettuata la richiesta, anche se la stessa è imparziale, quindi non possiamo scrivere: gentile cliente, ti ringrazio per l'acquisto, ti invito a lasciare un feedback o una recensione. Neanche questo si può fare, neanche questo è compliant. Quindi Amazon ha assolutamente limitato, è assolutamente divenuto come vietato qualsiasi approccio relativo alle recensioni.
Questo inoltre va di pari passo al fatto che abbia implementato all'interno del Seller Central una procedura apposita per richiedere le recensioni, che si effettua cliccando su un tasto che è presente in ogni punto offerta, in ogni ordine concluso. Quindi sostanzialmente se noi facessimo diversi ordini al giorno, dovremmo cliccare più volte sul tasto richiedi recensione, una volta per ogni ordine. Esistono fortunatamente determinati software che ci aiutano in questo servizio. Uno è Captain Amazon, che ha un costo di circa 9,90 al mese e ci permette appunto di inviare la richiesta a tutta la lista. Questo è assolutamente importante perché non dobbiamo inviare appunto una comunicazione tramite EliUnten o tramite delle mail di follow-up dove richiediamo le recensioni in modo automatico, perché Amazon, come conseguenza, sicuramente una volta rilevato ci disattiverà la possibilità di comunicare ai clienti. Ecco, diciamo, la nota positiva è che la sanzione per questo tipo di comportamento non è la disattivazione dell'offerta o la rimozione dei privilegi di vendita, ma è la disattivazione della possibilità di inviare dei commenti. Comunque, sarebbe molto oneroso rimanere ore e ore a cliccare sul tasto chiedi recensione. Quindi il mio consiglio è quello di munirvi del software appena citato, che in realtà è una Chrome extension, in modo da poter automatizzare questo tipo di processo e focalizzarsi su quello che sono gli aspetti più importanti del business. Ancora, altre attività che non possono essere fatte sono attività di marketing e pubblicizzazione dei propri servizi offerti, inserire link al proprio sito o comunque informazioni relative alla propria attività commerciale. Ecco, vediamo che Amazon è assolutamente gelosa di quelli che sono i dati. Non è possibile assolutamente in qualche modo portar via da Amazon i propri clienti. Voglio aggiungere anche un aspetto riguardante il contenuto della scatola del prodotto. È molto importante non inserire thank you card che abbiano uno di questi requisiti, uno di questi elementi indicati nelle linee guida sulle comunicazioni, perché ovviamente non si può aggirare le linee guida sulle comunicazioni inserendo tagliando un foglio all'interno. Amazon se ne accorge e in quel caso rischieremmo appunto di perdere i privilegi di vendita, non la messaggistica, non la disattivazione della messaggistica, bensì appunto la rimozione dei privilegi di vendita. Ora, i controlli sono sempre più stringenti, quindi vi invito assolutamente a non effettuarlo. Se si lavora in FBM è ancora, diciamo, possibile in quanto non c'è un operatore che controlla effettivamente nella confezione se ci siano o meno di questi elementi. Tuttavia, anche in questo caso è molto rischioso, in quanto se il prodotto viene acquistato da un competitor, questi potrà segnalarlo ad Amazon. O se ad esempio il prodotto è acquistato da un cliente che non ne rimane soddisfatto, allora potrà segnalare lo stesso ad Amazon, ad esempio un cliente che è a conoscenza della impossibilità della violazione posta in essere dal seller inserendo appunto una thank you card all'interno. Quindi il mio consiglio è quello di non effettuarla a prescindere sia che lavoriate in FBA sia che lavoriate in FBM. Il consiglio invece che vi posso dare è quello di inserire i vostri, diciamo, indirizzi sulla confezione, ad esempio l'indirizzo web del vostro sito o delle vostre pagine social. Ecco, quello è assolutamente compliant, nessuno può vietarvi di inserirlo sulla confezione, è un elemento proprio della confezione. E in questo caso si aggira la regola e si rende ancora più visibile quello che è il contatto a voi diretto. Quindi attenzione a quelle che sono le comunicazioni, attenzione a ciò che inserite all'interno della scatola della confezione del prodotto, seguite attentamente quanto ho detto in questo breve video e non avrete problemi per quanto riguarda sia la disattivazione della messaggistica, sia il blocco o la disattivazione dell'account. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ricordati di seguirmi per rimanere sempre aggiornato. Ciao, ci vediamo al prossimo video.